Nel cuore del castello di Ensis ci aspetta una boss fight alquanto curiosa. Un misto tra familiare e sconosciuto. Rellana, cavaliera della Luna Gemella, si erge fiera di fronte a noi, pronta alla sua danza difendenti. Ma chi è Rellana? E come mai si trova in questo luogo? Per rispondere a queste domande dobbiamo tornare a Liurnia e, più precisamente, nel casato cariano. Qui, arti belliche e stregoneria andavano di pari passo, tanto che le principali arti magiche locali erano legate all'evocazione di spade e spadoni capaci di infliggere seri danni ad ogni incauto nemico. Se la prode cavalleria era emblema del valore di Caria, la famiglia reale splendeva nel cielo notturno come delle radiose lune, simbolo stesso della regalità cariana. Si racconta che vi fosse più di una principessa ai quali i devoti cavalieri prestavano giuramento ricevendo stemmi per commemorare il valore del loro voto. Una di queste principesse era la futura regina Rennala, che incontrando un giorno una luna ammaliatrice si consacrò a regina di Caria e riuscì a stregare l'intera accademia di Rea Lucaria. Tuttavia, come abbiamo appreso con Ranni, l'incontro con una di queste lune può avvenire in circostanze diverse e non rappresenta un unicum irripetibile. Ed è così che un'altra persona entra in contatto con una luna, ed in particolare con due lune gemelle. Il suo nome era Rellana. Ella era la sorella minore di Rennala e pertanto portava in sé lo stesso lignaggio reale della sorella maggiore. L'incontro con le due lune era anche un simbolismo del loro stretto legame. Le due sorelle dovevano volersi molto bene. Rellana era quindi una principessa di Caria e per questo, come la sorella, venne erudita alle arti magiche. Ciò nonostante, contrariamente alla sorella maggiore Rennala, che divenne una maga nel senso classico del termine, Rellana preferiva seguire la via dei cavalieri cariani, unendo lo studio della stregoneria a quello della spada. Di fatto divenne una temibile cavaliera, capace di brandire degli spadoni leggeri con abilità e grazia. Pertanto non mi stupirebbe se nella guerra di Liurnia combatté contro la fazione dell'Albero Madre a favore del casato cariano. E immagino che Rellana avesse mostrato in pieno la sua forza tra stregonerie e fendenti. In ogni caso, come ben sappiamo, la guerra trovò la sua fine quando Rennala e Radagon si innamorarono, convogliando a nozze e dando vita a un'era di pace. Then I would like to share my knowledge with you concerning the miracle of this Church of Vows. Radagon once cleansed himself with celestial dew, repented his territorial aggressions, and swore his love to Rennala. The order of the Erdtree and the fate of the moon were conjoined, and all the wounds of war forgiven. This miracle blesses the church to this day, and so you need only follow Radagon's example to restore any bond, however strained or severed, to its rightful state of harmony. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erdtree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radagon and Rennala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Erdtree of the capital and the Academy of Rea Lucaria. Tutto l'interregno era ormai sotto la guida dell'Albero Madre e con le tensioni ormai ridotte al minimo, gli scambi tra le due fazioni divennero sempre più frequenti, tanto che un giorno Rellana conobbe uno dei figli della regina Marica, Mesmer. Mesmer era un combattente esemplare, fedele e devoto all'ordine che sua madre aveva creato. Malgrado questo, nascondeva un grande segreto, un serpente abissale che viveva in lui. Questa maledizione si mostrava attraverso le stesse fiamme che saranno indicate in futuro come il presagio del primo peccato cardinale, ossia il rogo dell'Albero Madre. Malgrado questo, Rellana e Mesmer divennero in qualche misura molto vicini, tanto che quando il semidio venne incaricato di svolgere una crociata verso il popolo di Belurat, Rellana decise che era il tempo di partire.
Chiunque avesse aderito alla crociata avrebbe dovuto lasciare qualcosa indietro, sogni, speranze, una casa e degli affetti. Rellana, come tutti, fece una scelta, e nel suo caso molto difficile. Ella rinunciò al titolo di principessa acariana. Rinunciare alla discendenza era una mossa senza precedenti, un qualcosa che solo Rennala poteva capire. E infatti la sorella maggiore era l'unica che poteva comprendere quanto alcuni sentimenti fossero forti. E qualunque fosse il legame che univa Rellana e Mesmer, la regina di Caria diede la sua benedizione all'amata sorella, consegnandole dei lunghi capelli neri come simbolo di buona fortuna. Rellana guardò un'ultima volta la tenuta acariana e partì, salutando per sempre la sorella maggiore, per seguire Mesmer nel suo lungo viaggio. Insieme a Rellana partirono diversi cavalieri, tra cui la cavaliera Munritil, ciambellana della principessa. Ella brandiva la stessa spada dei cavalieri troll cariani, come simbolo di un forte legame di amicizia e sostegno reciproco. Ma non fu l'unica a partire. Anche alcuni studiosi dell'Accademia, ed in particolare dell'Epitome di Lazuli, accompagnarono Rellana. Questi erano di fatto l'unica fazione dell'Accademia a considerare la Luna e le stelle uguali, e pertanto a donare il pieno supporto a Caria e quindi anche a Rellana. Così i crociati partirono, impegnati nella loro guerra santa senza alcuna possibilità di ritorno. Chissà se Rellana prese mai coscienza del fatto che Marica li aveva abbandonati al loro destino, nelle terre delle ombre. Eppure, malgrado questo, ella non era mai sola. Infatti aveva una coppia di spade gemelle, una delle quali adornata di scinti pietra, come simbolo di Caria, l'altra dorata e alimentata da misteriose fiamme. Ebbene, quello fu l'unico momento in cui la luna e il fuoco si unirono indelebilmente. E per questo, ancora oggi, ella presenzia l'avamposto nel castello di Ensis. Chiunque voglia arrivare a Mesmer deve prima passare da lei. Qualunque fosse il loro legame, possiamo essere certi che Rellana e Mesmer si supportarono fino all'ultimo istante. Abbandonati da tutti, ma forti del legame che unisce luna e fiamme. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti al canale. Inoltre, nella playlist di Elden Ring trovi tanti altri video su questo titolo.